Allora, buonasera a tutti e grazie di essere qua con me oggi. Siete tantissimi, non vi aspettavo così tanti, mi fa veramente piacere. Io oggi inauguriamo insieme questo luogo di ritrovo, questo point, che dovrà essere un pochino il punto di riferimento di tutti noi durante questa lunga e faticosa campagna elettorale. Noi abbiamo indicato uno slogan, abbiamo detto che Spezia è una città bella, è una città forte ed è una città unita, e sempre di più deve essere. Perché è una città bella? È una città bella perché è esteticamente bella, perché ha una orografia, un'organizzazione, ci sono dei visitatori nell'Ottocento in città che hanno indicato spesso e volentieri questa città come una città bella dal punto di vista dell'estetica, appunto, ma è la città del futurismo, è la città del liberty, ma è anche la città gentile, ma è anche la città accogliente, ma è anche la città dove ci trovi della bella gente dentro, quindi è una città bella. Ma è anche una città forte, perché è una città che ha saputo rispondere a gravi crisi, che ha saputo liberarsi nel secondo dopoguerra il Golfo da tante navi che impedivano qualsiasi accesso e che da lì è ripartita, che ha superato una prima crisi, che anche adesso sta lottando e in maniera significativa per rimettersi in piedi. Ed è una città forte perché ha riconquistato il suo ruolo di capoluogo di provincia, di comprensorio vasto, e che lo ha recitato in maniera appunto forte, senza preoccupazioni. Ed è una città unita. È una città unita perché è formata, come abbiamo detto tante volte, non più da centro e da periferie, ma da quartieri. Ma è una città unita anche perché sa dare delle risposte in termini di solidarietà, in termini di inclusione, in termini di partecipazione. Una delle cose più interessanti che questa campagna elettorale mi mette in condizioni di fare è conoscere tante realtà, tante occasioni, eppure mi sono visto interagire in questi periodi con realtà, con associazioni, con elementi di volontariato che davvero rappresentano un tessuto sociale estremamente vivo, estremamente inclusivo, estremamente unito. È una città bella, è una città forte, è una città unita. Bella, forte e unita. E da lì dobbiamo partire. Dobbiamo partire perché questa città ha bisogno di rispondere a delle sfide che si prospettano in maniera importante di fronte a noi. È una città che ha voglia di futuro, come dice il nostro slogan, l'ha detto anche chi mi ha preceduto. È una città che ha voglia di futuro perché sa, proprio perché è in queste condizioni, raccogliere le sfide che ha di fronte, sa interpretarle e sa rilanciarle. È una città che crede nel suo futuro, pertanto. È una città che sa investire sul suo futuro, è una città che vuole assolutamente ripartire dal protagonismo dei cittadini, vuole ripartire dalla partecipazione di tutti i cittadini, coinvolgendoli nelle decisioni più significative, coinvolgendoli nelle decisioni più importanti. È una città che vuole essere una città accogliente, una città pulita, una città a misura d'uomo e una città che sappia rispondere in maniera significativa anche alle sfide che un importante progresso, un importante sviluppo come quello del turismo per esempio pone. Quindi una città accogliente, una città rispettosa e una città che sa rispondere anche su questo piano.
una città che sa essere sicura, che rende sicuri, tranquilli i suoi concittadini, in una logica di solidarietà, in una logica di accoglienza, una logica di città gentile, come è sempre stata, una città accogliente, una città che sa rispondere ai bisogni, ma sa rispondere ai bisogni in modo tale che ciascuno si senta a casa propria, ma che ciascuno si senta anche sicuro dentro la nostra città. È una città che sa investire sui temi della conoscenza, della formazione, del sapere. Nella nostra città ci sono condizioni da questo punto di vista uniche nel suo genere. Provatevi a chiedere se trovate altri posti dove esistano centri di ricerca, Istituto Nazionale Geofisica e Vulcanologia, CNR, Enea, Distretto di Liguria e Tecnologie Marine, Università, CSSN, e poi la formazione professionale di qualità, e poi gli istituti tecnici di qualità. Esistono delle condizioni uniche e irripetibili che possono dare delle risposte anche ai temi dello sviluppo economico, che in qualche modo possono rappresentare degli assi importanti della nostra società. È una città che deve investire e ripartire dal lavoro. Ci saranno delle occasioni importanti che potranno essere interpretate e sviluppate. Pensate a quello che può succedere appunto da questo punto di vista con le aree che a breve verranno liberate, a partire dalle aree Enel, le aree militari. Ecco, queste possono creare le condizioni davvero di interesse e di sviluppo da parte di aziende che sul territorio possono venire a investire, se la politica sarà in grado di dare delle risposte. E noi vogliamo interpretare questi bisogni, vogliamo dare delle risposte, vogliamo essere credibili da questo punto di vista. E il lavoro ed è da questo punto di vista una città che può e deve tenere insieme le vocazioni che stanno caratterizzando il nostro sviluppo economico, deve e può tenere insieme tante vocazioni diverse. Sto parlando dell'economia legata al turismo, che sta conoscendo uno sviluppo significativo e importante. Sto parlando dell'economia legata alla nostra industria, allo sviluppo industriale, di cui abbiamo già parlato. Sto parlando dello sviluppo legato alla portualità, che rappresenta un traino importante della nostra economia. La politica deve sapere tenere insieme questi elementi e deve, partendo da questa coerenza e da questa contiguità, riuscire a rilanciare, a riuscire a sviluppare un percorso credibile. Ed è quello che faremo, ed è quello che faremo perché la nostra città abbia voglia di futuro. È una città anche attenta ai temi della trasparenza e della legalità. Trasparenza e legalità che devono caratterizzare l'azione amministrativa e caratterizzare il vivere comune. Trasparenza e legalità che devono essere lo specchio all'interno del quale la nostra azione si sviluppa. E poi una città che tutela i diritti di tutti e di ciascuno. Di tutti, perché i diritti sono universali e i diritti sono necessario riconoscerli e necessario svilupparli per tutti, ma è una città anche dove i diritti di ciascuno vengono presi in considerazione e valorizzati. Ecco, questa città è una città che possiamo costruire insieme. E quando dico insieme, intendo dire, e mi riferisco in particolare a un popolo, diciamo così, al popolo del centro-sinistra, al popolo, al nostro popolo, alla nostra gente, a quella che si riconosce nei valori dell'inclusione, dei diritti, della solidarietà, alla nostra gente. Ecco, io la prima cosa che ho fatto quando mi hanno chiesto di assumermi questa responsabilità è un appello, forse qualcuno di voi l'avrà letto, è stato pubblicato sui giornali, l'appello all'unità di tutto il centro-sinistra. Io ricordo che sui giornali il titolo era: ma cosa ci divide? Punto interrogativo. Ma cosa ci divide?
Anche perché, scusate, una domanda retorica, lo so che non c'è una risposta, anzi, la risposta è che le cose che ci uniscono sono molto di più di quelle che ci dividono. Dobbiamo esserne consapevoli. E allora continuo nel mio appello, in maniera testarda, continuo a dire che comunque questa è la strada che non dobbiamo mai abbandonare. E l'appello ora, in questo momento, lo rivolgo a tutto il popolo del centro-sinistra, sia esso rappresentato dai partiti politici che si riconoscono in questa sensibilità, sia esso rappresentato dalle associazioni, dalla società civile che si riconosce in queste opportunità, in questa sensibilità, e anche dalle persone, dai singoli cittadini, da chi, come in questo momento, sta pensando di mettere a disposizione la propria storia per candidarsi o meno. Ecco, io dico, abbiamo bisogno di tutti, abbiamo bisogno di un centro-sinistra unito, abbiamo bisogno di tutte le sensibilità, bisogna crederci, perché se facciamo così e lo costruiamo in questa maniera, davvero riusciamo a rispondere alla sfida. Abbiamo bisogno di tutte le sensibilità, abbiamo bisogno di tutti gli apporti. Da questo punto di vista io credo che sia proprio necessario